Siamo alla fine degli anni 40. Roland Doe ha 14 anni e vive nel Maryland, negli Stati Uniti. È un ragazzino come tanti, studioso ma anche molto timido e riservato. E questo è la causa per cui non riesce a legare bene con i suoi coetanei. Preferisce la compagnia di gente più adulta, motivo per cui i suoi unici amici sono gli stessi membri della sua famiglia. È figlio unico. I genitori sono tedeschi luterani ed ha una zia alla quale tiene molto, la zia Harriet, che è una famosa spiritista. Il piccolo ama la compagnia della zia e con lei trascorre interi pomeriggi nella sua casa. Nella casa della zia sono presenti molti oggetti occulti e maledetti, i quali creano un certo fascino nel ragazzino. In modo particolare uno di questi, una tavola Ouija, la tavola con cui la zia Harriet evoca gli spiriti. Ronald è curioso di sapere come funziona questa tavola e quali siano i suoi poteri. La zia lo accontenta e per il ragazzino quella tavola diventa una vera e propria ossessione. Roland passa molto tempo assieme alla zia perché è la sua unica e vera amica. Assieme fanno un uso quasi ininterrotto della tavoletta, fino a quando, però, la zia muore in circostanze misteriose. Per Roland è un duro colpo, un colpo dal quale non si riprenderà mai più. La mancanza della zia è così forte che spinge Roland ad utilizzare la tavoletta Ouija per mettersi in contatto con lo spirito della zia defunta. La tavoletta sembra al ragazzo l'unica maniera per poter continuare ad avere contatti con l'amata zia, ma Roland non prende in considerazione quelli che possono essere i rischi e le conseguenze derivanti dall'utilizzo della tavoletta. L'utilizzo della tavoletta da parte di Roland portò ad una serie di fenomeni anomali ed inspiegabili in tutta la casa. Tutta la famiglia, infatti, iniziò a sentire degli strani rumori, misteriosi rumori che uscivano dalle pareti, dal pavimento. Nella casa sembrava anche di sentire rumore di gocce d'acqua che cadevano, ma senza riuscire a capire da dove. Il padre del ragazzo controllò tutto l'impianto di casa, ma tutto funzionava perfettamente. Roland e la sua famiglia cercarono di ignorare i rumori, ma la cosa fu impossibile. Ai rumori dell'acqua si aggiunsero quelli di graffi alle pareti e poi il rumore di passi. Passi così potenti che svegliavano la famiglia nel mezzo della notte e gli stessi rumori si sentivano anche durante il giorno. Ma non era finito lì, quello era solo l'inizio. I mobili si spostavano da soli, i soprammobili cadevano, i vetri si frantumavano, le immagini sacre venivano scaraventate a terra. Il ragazzo confessò alla famiglia d'aver utilizzato la tavoletta Ouija per mettersi in contatto con la defunta zia. Ma il peggio ancora doveva venire. Infatti, la situazione precipitò quando Roland iniziò ad avere dei forti cambiamenti. Diventò infatti irascibile e violento, aggressivo, cominciò a bestemmiare, parlava con una voce che non era più la sua. Un giorno si svegliò ricoperto di graffi e lividi, senza sapere come se li fosse procurati. Di giorno in giorno gli eventi erano sempre più frequenti e sempre più forti. La famiglia decise dunque di rivolgersi ad un sacerdote, il prete luterano Mills Schulz. Inizialmente il prete era scettico, ma quando vide negli occhi del ragazzo comparire uno sguardo cupo, si rese immediatamente conto che la situazione era molto diversa da come la pensasse. Lo sguardo del ragazzo era fisso, come se dietro ai suoi occhi non ci fosse niente. Decise quindi di fermarsi in quella casa e di trascorrere lì qualche giorno. Ebbe così modo di verificare di persona tutti gli eventi che gli erano stati descritti. Provò quindi a fare un rituale luterano, il quale però non ebbe nessun effetto su Roland. Capì quindi di avere a che fare con una forza troppo potente per lui ed indirizzò quindi la famiglia dal prete cattolico
Edward Albert Hugh. Non appena arriva a casa della famiglia di Roland, Hugh si siede a un tavolo insieme a Roland e ai suoi genitori. Mentre sta parlando, estrae dalla sua borsa una Bibbia e la poggia sopra il tavolo. In quel momento il ragazzo ha gli occhi chiusi, non sa che cosa abbia davanti, ma improvvisamente la sedia inizia a muoversi, si solleva da terra con il ragazzino seduto sopra. Hugh si gira verso il ragazzo e gli chiede in latino: «Chi sei?» E Roland, sempre in latino, gli rispose: «Io sono una legione!» Il prete rimane sbigottito. Come può un ragazzino di appena 14 anni conoscere così bene il latino? Ma ciò che più l'allarma è il fatto che la risposta di Roland significava che era posseduto da più di un'entità. Il prete non ci pensa due volte. È necessario ricorrere ad un esorcismo. Ma timoroso di prendere in mano la situazione, decide di far portare Roland a un ospedale gesuita, il Georgetown University Hospital, fiducioso dell'assistenza da parte di altri frati gesuiti. Qui, non appena padre Hughes prova ad effettuare l'esorcismo, la situazione degenera ulteriormente. Dalla bocca di Roland escono urla disumane, volano calci e pugni ovunque, contro tutto e contro tutti. Non è facile tenere fermo il bambino. Ci riescono, dopo molte fatiche, gli infermieri, che lo immobilizzano con delle cinghie, ma la forza del bambino è così forte che riesce a liberarsi e a ferire padre Hughes a un braccio. Il rito viene quindi sospeso. La situazione passa nelle mani di padre Bowden, che tenta di battezzare l'indemoniato e cerca di costringerlo ad assumere la comunione. Ma nel momento in cui viene mostrata l'ostia, Roland si trasforma in una bestia, in un essere con una forza disumana. Urla più di un pazzo, scaraventa le persone presenti in terra. Sembra impossibile riuscire a bloccarlo, ma alla fine riescono a immobilizzarlo e fargli ingerire il corpo di Cristo. Inizialmente però anche questo tentativo sembra non aver nessun effetto, sembra un fallimento. Ma poi accadde qualcosa di strano. Roland si svegliò improvvisamente e con voce limpida pronunciò le parole: «Satana, Satana, io sono San Michele e tu sei Satana. A te e a tutti gli altri spiriti maligni ordino immediatamente di lasciare questo corpo, ora!» Dopodiché Roland cadde addormentato. I fenomeni paranormali cessarono immediatamente e quando il ragazzo si svegliò non ricordava più nulla di quanto accaduto. L'esorcismo aveva dunque sortito il suo effetto. Questa storia è stata la storia che ha ispirato il film L'Esorcista. E voi? Eravate a conoscenza di questa storia? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei video. Ciao!